Quest'anno, carissimi, abbiamo assistito a un vero miracolo. Il miracolo del fuoco, lo chiamerei. Ho ascoltato commosso il racconto dei frati cappuccini sulla notte d'inferno del 25 luglio ultimo scorso. Le fiamme sembravano divorare la vita tutto intorno al santuario. Mani criminali di piromani seriali, profittando del forte caldo e del forte vento, hanno ridotto in un deserto spettrale ettari di splendido bosco madunita. Lo avete visto salendo qui al santuario. Le fiamme stavano per inghiottire la chiesa e il convento. I frati erano combattuti tra la decisione di lasciare il convento o affidarsi alla protezione di Maria. Hanno scelto la seconda soluzione. Hanno cominciato a pregare intensamente per chiedere l'intercessione della Gran Signora e a suonare le campane per rafforzare il loro grido di aiuto. A un certo punto, quando venivano pressantemente invitati, giustamente, a lasciare il convento, irremovibili, con grande fede, non abbandonarono la Madonna, e la Madre ha protetto sotto il suo manto tutti gli abitanti della zona, salvando le loro vite, il santuario e il convento. Un vento forte e misterioso riuscì a spegnere le fiamme minacciose. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati in quella notte per proteggere gli abitanti di Gibilmanna, dal sindaco Tumminello a privati cittadini, alle squadre del corpo forestale, alla protezione civile e ai nostri carabinieri. Chiedo a Maria di salvarci dagli incendi e in particolar modo dalle fiamme dell'inferno. Consegno a lei, come segno di ringraziamento, l'anello d'oro che mi è stato regalato dai miei familiari e che mi è stato consegnato per la mia consacrazione episcopale. È un anello forgiato sullo stampo dell'anello del Concilio. Del Concilio Vaticano II e che San Paolo VI regalò a tutti i padri conciliari. Maria è la regina, carissimo padre guardiano, è la regina che entra trionfante nel suo e nel nostro santuario. La accogliamo gioiosi ed esultanti. Vieni, o regina, nel tuo santuario, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Prendi possesso dei nostri cuori. Tutti noi, esuli figli di Eva, ricorriamo a te, o madre nostra, e a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. Salvaci dal fuoco dell'inferno, o regina clemente e pia, tu che sei la santa, amabile, gran signora di Gibilmanna. Amen.